Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Buonasera amici di Go Gossip e buonasera amici soprattutto di Go TV. E siamo qua anche questa sera per una nuova puntata con due personaggi uomini, perché la settimana scorsa abbiamo avuto due donne, oggi invece due uomini che si racconteranno fatti e misfatti senza segreti qua a Go Gossip. Vero Paolone? Vero, vero. E in attesa di presentarvi i nostri due ospiti, vi do il benvenuto anch'io a Go Gossip, sigla. Eccoci qua amici, eccoci qua con i nostri super ospiti e qua abbiamo ovviamente Alex Fiumara, che lui è ovviamente il terrore dei VIP, perché lui è un fotoreporter e giornalista, ma abbiamo anche il Filippo Nardi che già se la ride. Eh certo, misogino violento sessista, vero? Infatti, perché io. Allora noi diciamo, allora Alex Fiumara, possiamo dire che è un paparazzo? Sì, un paparazzo, sì. Voi che siete paparazzi? Orgogliosamente paparazzo. Oh, ecco, no, perché c'è qualcuno che non vuole essere chiamato paparazzo, cioè, qualche vostro collega. Te lo spiego, tra l'altro, una piccola chicca. Sapete com'è nato il termine del paparazzo? Posso dirla? Sì, sì, certo. Allora, prego. Durante le riprese del film La Dolce Vita, c'era Federico Fellini e Ennio Flaiano che stavano discutendo dietro la telecamera di sceneggiatura. C'era il fotografo di scena, che sono questi fotografi che praticamente sono quelli presenti, che scattava i due, e a un certo punto Ennio Flaiano gli dice: sembri un paparazzo, perché in abruzzese, tu sì, lo puoi confermare, il termine paparazzo significa vongola, perché ha la valvola che fa questo lavoro qui, e lui ha coniato questo termine perché la macchina fotografica faceva questo lavoro qua, il diaframma. No, e da lì nasce il termine paparazzo. Quindi sei una bomba. Oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo, perché nemmeno io lo sapevo sinceramente da dove. Però tanti vostri colleghi non amano essere chiamati paparazzi, dicono che sono dei fotoreporter. Sì, fotoreporter. E quindi però noi chiamiamo paparazzo, fotoreporter ci distingue, no? Beh, paparazzo. Ah. Che tra l'altro fa parte del gioco. Se uno, sì, vuole andare in video, diventare famoso o rimanere famoso, fa parte del gioco. Come, esatto, dicevamo prima fuori onda, che io ritengo che se uno non vuole essere baccato da uno e loro due, che fanno solo il loro mestiere, ed è molto facile, perché dicevo prima che questo è il 20° anno che probabilmente non andrò mai più in televisione, però dopo in 20 anni quante volte mi avete beccato? Mai, vi ho sentito io. Che sono, stavamo parlando. Che sono due motivi, ci possono essere due motivi. Uno, non ne frega niente a nessuno, due, perché non mi voglio far beccare. Quindi quelli che poi non si beccare mettono in piazza. E ci sei riuscito. Sai qual è il problema, Filippo? No, ma quelli che si mettono tu in non li fai guadagnare così. No, no, aspetta, cioè, nel senso, Alex, se io mi metto in piazza, non posso lamentare se poi mi fanno le foto. Certo, giusto? È ovvio, ma qual è il tuo scoop che ti ha fatto domanda a bruciapelo, Karim? Perché no, a casa sono curiosi. Negli anni? Quello che ti ha fatto fare più cash, guadagnare più dei soldi. Oh, beh, c'è stato quello della Clerici, quando ho beccato praticamente suo marito a Torino con una ragazzina. E quello è stato, in termini di moneta, è stato, tra l'altro io ho fatto, avevo una macchina fotografica, adesso non dico la marca, ma era una delle prime digitali, che non avevo questa tecnologia di queste di oggi. Avevo fatto una sorta di 40 scatti sfruttando la luce di un carattrezzi che mi illuminava i due. 40 scatti, sono andato a casa e le ho mandate anche abbastanza con malavoglia. Ho detto: ma sì, è un servizio sfigato. Cioè, il giorno dopo il telefono che bolliva, cifre allucinanti, e questo è stato uno dei miei servizi. Tutti, ma pensa, sì, non avrei detto, sono tutti, la Cipriani non avrei detto. Tutti qua fissati con le sfortune altrui, praticamente. Ecco, sì. Ma io ho fatto un favore alla Clerici, Quello sì. In un certo senso sì. Certo, noi facciamo favori alla gente, però non siamo apprezzati. No, anzi, siete sempre in discussione. Diamo visibilità, colpa dai. Ma è un po' un gioco, è un po' un balletto, sì, a due, no? Perché le cose si fanno in due. Se non ci fossero loro, non ci sarebbero quelli che apposta fanno le cose per poi andare sui giornali. Solo che in questo momento io noto che è diventato troppo da una parte.
Cioè, lo scoop per caso sembrano sempre di meno, no? No, ma gli scoop per caso ormai sono diminuiti, perché comunque i personaggi famosi, come tu appunto mi hai detto prima, sono molto più furbi. Cioè, nel senso, se lui esce con un personaggio, già lui è un personaggio famoso, esce con un altro personaggio famoso, non va a metterlo su Instagram, che sa che io è la prima cosa che faccio. Certo. O non vado in certi posti. Esatto. Cioè, se tu vieni in centro a Milano, non ti puoi lamentare che poi noi siamo... Allora, di essere ripreso. Allora, anni fa andai a cena con una persona conosciuta, che io avevo già l'idea che questa qui avrebbe chiamato uno di voi, quindi cosa feci io? Cambiai l'indirizzo del ristorante all'ultimo momento. Esatto. E mi son presentato in moto col casco integrale, con un moto monoposto, quindi anche quando siamo andati via gli ho dovuto chiamare un taxi. E siamo andati in un posto dove non prendevano il telefono, cioè un ristorante mio amico. E lei due volte è uscita fuori per parlare, perché io avevo capito subito. Quando messaggio. Abbiamo finito, ti devo chiamare un taxi perché sono venuto in moto, quindi a nessuno, se non ti va di farti beccare, ma non è che non mi voglio far beccare, cioè ci sono certe cose che sono private e certe cose che giustamente fate vostro lavoro. Ci sta, ma posso anche dire una cosa, che molte volte, come Paolo lo sa benissimo, lo sa anche Filippo, se io ho un sospetto, io non aspetto la telefonata della ragazza o lui che sbaglia, io mi metto sotto casa sua e aspetto, anche mesi. Certo, George Clooney, quando era con la Canalis, siamo stati lì 3 mesi per fare forse gli ultimi giorni 10 minuti di foto, ed erano le prime fotografie di lui con l'Elisabetta sulla moto. Sì, quelle famose che è una stradina. Esatto, una stradina. Cioè, lì sono 3 mesi. Non hai guadagnato di più con cioè, assurdo, però io avrei pensato... Sì, era un pool, era un pool di fotografi, il pool insieme era comunque una grossa cifra, posso dire, a più di 100.000 euro. Sì. Però parlando di guadagna a fare il foto Sì, certo. Tutti cambieranno mestiere. Allora, le cifre che prendevano per Lady Diana con Dodi, cioè, sono da dimenticare, erano milioni. Sì, erano i nostri colleghi. Beh, il nostro collega, tra l'altro, un collega eccellente, Mario Brenna, che tra l'altro salutiamo. E lui ha fatto le foto. E lui ha fatto le foto a Lady Diana con una maestria. Per noi lui è un maestro. Perché comunque era uno che lavorava di fino, cioè non è uno che gira con il tatuaggio, l'orecchino, come faccio io, che sembra uno zanza. Questo è un signore, un professionista, altro professionista, Massimo Sestini. Per noi sono paparazzi di vecchia guardia, ma che lavorano con una pulizia e sono dei cecchini. E questi sono personaggi che facevano un milione di euro o di dollari all'epoca delle foto di Lady Diana, insomma. Da quando sono nate i social c'è molto meno attenzione, perché quello che vuoi sapere su un personaggio pubblico, lui stesso te lo fa vedere. Sì. C'è tutto il meccanismo delle serate in disco per conoscere il tuo Beniamino, finito, perché io onestamente uno mi scrive su Instagram, se mi scrive un messaggio carino io rispondo, era impensabile 15 anni fa. Certo. No? L'unico modo di vedere me dal vivo o chiunque altro era vedere dove stavamo facendo una serata in qualche locale, in qualche ristorante, andare a chiedere l'autografo. Di riuscire ad arrivare al locale. Esatto. Filippo, invece tu, allora, sei riconosciuto innanzitutto come DJ, Lord. Sì, sì. No, ma perché sta cosa di Latin Lover? Posso, scusami, non ti interrompo. No, Latin Lover. Ho detto Latin Lover. No, Lord. Perché anche mi danno anche del Latin Lover, forse 15 anni fa. Ma c'è un motivo magari. Ma no, ma non è una cosa che io mi autodistinguo. Sei conosciuto, diciamo, da giovane. Sono come English. DJ. Un po' Latin Lover lo è. Ecco. Il Lord londinese che arriva sono in Italia. Sono pochi rimasti. Cioè, poco rimasti in quella direzione, direi, no? Un ottimo conduttore televisivo. Giustamente, fai bene. Siamo rimasti pochi. Fai bene. Vabbè, avete più trippa per gatti, insomma. Avete meno concorrenza. In teoria, sì. Sei un ottimo conduttore. Oh, del tram. No, prossimo lavoro? Prossimo lavoro. Allora, io alla TV sono stato graziato. Ma sei riconosciuto più per i tuoi casini che fai. Sei sì. Sei penso due. L'unico concorrente due. Che si è fatto squalificare due volte. No, la prima volta sono andato io via per conto mio. Sì, te l'hai incazzato. Sì, no, se era andato via. In 20 anni che esiste il Grande Fratello, io ci sono passato 20 giorni.
questo è il mio record, 20 giorni in 20 anni, sì. Che a me dispiace tanto, perché io ero super contento di tornarci, perché si chiudeva il cerchio dopo 20 anni. Io non ho mai rinnegato da, e che mi ha dato tanto il Grande Fratello, perché quando sono uscito lì 20 anni fa non avevo minimamente intenzione di fare televisione, è solo che sono cominciate ad arrivare delle offerte che non potevo dire di no. Il primo era: vuoi fare Le Iene? E chi avrebbe detto di no? E mi ricordo, certo, il giorno che sono andato a ritirare l'abito, me lo sono messo e guardavo lo specchio, perché in quel periodo Le Iene era il programma più figo, erano i fighi della televisione, no? Poi mi sono ritirato io per 5 anni, poi sono tornato a fare l'ISO, che mi sono divertito tantissimo. Poi ho avuto questa occasione, che la verità, che non so, tanti sanno, è che dovevo entrare con mio figlio, che avevo appena fatto 18 anni, grazie a Dio, perché già sua madre ha detto sì, poi ci ha ripensato, ma era completamente vietato. Quindi ho detto vabbè, non mi chiameranno più, perché senza lui non c'era la dinamica. Invece mi hanno dato questa possibilità e poi è andato come vediamo andato. Questi due video, due brevi video. Parliamo del provvedimento che il Grande Fratello ha preso nei confronti di un vippone. Sto parlando di Filippo Nardi. Filippo ha pronunciato nel corso della settimana, in modo reiterato, cioè continuamente, delle frasi molto offensive rivolte ad alcune donne della casa, in particolare a Maria Teresa Ruta, ma anche ad altre donne. E questo è un tema che abbiamo purtroppo toccato già tante volte in questa e in altre edizioni, ma come vedete siamo di nuovo alle solite. Ma allora, intanto... Cioè, questo, ma poi ce n'è un altro, non so se... Sì, ma scusami se ti interrompo. Il primo tuo GF. Vabbè, quello è ormai rimasto nella storia, ma qui la cosa che mi è dispiaciuto molto di questo episodio qua è che nessuno dei concorrenti si sono offesi. Cioè, il momento che io sono con voi tre qua dentro e ci stanno guardando a casa, se io percepisco, avendo un'età e non essendo completamente un imbecille, che qualcuno di qua sia offeso, sta a me a dire scusami, mi dispiace. Prego. Posso dire una cosa? Allora, quello che è successo a te in questa occasione fa parte dello schifosissimo political correct che sta andando di moda adesso. Sì, perché esatto, l'attuale Grande Fratello di oggi se ne sentono di ogni, addirittura il conduttore... direttore, ne ha detto una fantastico, grossa, però che dice io sono contro l'aborto, noi siamo come, ma parla per te, devi parlare per te, l'aborto è una cosa lecita, abortiscono addirittura delle persone che subiscono lo stupro, ma sì, parla, ma fatti i cazzi tuoi, le donne, cioè, hanno lottato per anni per il diritto, cioè, no, esatto, sì, infatti, quindi purtroppo un po' particolare. La rovina la legge della televisione, la mia età, di oggi, quindi... la rovina della televisione di oggi e di noi giornalisti, perché poi noi alla fine siamo giornalisti di cronaca rosa, di quello che vuoi, è questo politicamente corretto, sì, che... io lo dico in italiano perché l'inglese va bene tutto, però sì, ed è sbagliato, quello che tu sei la vittima del politicamente corretto, ma, punto, basta. Allora, è successo che loro avevano paura del riscontro della rete, ma io dico, la rete si chiama mondo virtuale proprio perché non esiste fisicamente. Lì a fare un programma come GF sono centinaia di persone che si svegliano la mattina, fanno 24 ore e lavorano. Ok, se o subisci quello che dici la rete, che può essere chiunque dietro che ti insulta, no? O se no prendere la vostra responsabilità, noi facciamo questo programma, queste gente, esseri umani che si espongono, che ci mettono la faccia. Il problema è che c'è stato un misto l'anno scorso di terrorizzati da quello che c'era scritto sul web, ma io dico allora fai il web, fai la cosa sul web, non fa cosa degli esseri umani. Comunque io mi sono allora, scusato, amici, dobbiamo lasciare, scusate perché c'è la pubblicità, un attimino, okay, poi riprendiamo, okay. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo,
professionisti al tuo servizio. Eccoci amici, ben ritornati a Go Gossip. Allora, facciamo cambiare lavoro adesso a Filippo Nardi, una nuova attività, il regista, gli facciamo fare. Che meraviglia, finalmente dietro le quinte, dove dietro sto meglio. Dietro le quinte perché sì. Ci dà il via. Allora, ci stavamo parlando, ovviamente, mentre andava in onda la pubblicità, di quello che è un po' il GF quest'anno, dove ovviamente anche Filippo Nardi è stato reduce l'anno scorso da questo, diciamo, un po' questo sgarro, perché lui ci stava raccontando che non se l'aspettava proprio di essere eliminato. Voglio precisare una cosa. Quello che tanta gente che mi chiede e che si dimentica è che la TV è un'industria. Cioè, non, umanità non ci deve essere, cioè in tante industrie non c'è. Nell'industria dei ceci fagioli non c'è l'umanità, come non c'è nella televisione. Non è inutile che credere che lì c'è umanità. Quindi io, anche lui, abbiamo fatto parte di un meccanismo che porta torre di ascolto, che poi a fine del bilancio devono far guadagnare. A quel punto lì, se io ho messo su un piatto d'argento la possibilità di fare una settimana di scalpore, perché dietro di me ci sono altre 50 persone pronte ad andare lì dentro, e mi hanno fatto fuori, ci sta, perché è un'industria. Basta, quello sì, voglio è dire. Un'industria che oltretutto è un nido. Ovviamente se dobbiamo parlare del Grande Fratello, no, un po' la domanda che c'è, cosa ne pensi del Grande Fratello? Sì, Grande Fratello, sì. Infatti è un nido ti avremmo che fatto... non è educativo. Infatti adesso allora, ti facciamo questa domanda in prego. Funzione, scusami, 3, in funzione 2, 1, domanda. A un articolo che è uscito che noi non ce l'aspettavamo grazie a Spite.it, dove appunto parlando proprio del Grande Fratello dice: Francesca Cipriani si finge stupita, ma avrebbe organizzato lei la sua proposta di matrimonio, e qua viene la storia che noi, sia in radio, perché noi abbiamo il nostro programma radio. Lo sapevamo già da giugno. Qua dice Paolone, il paparazzo e la giornalista Esther Lauggi hanno dichiarato già diversi mesi fa che era tutto, che sarebbe andato a fare la proposta di matrimonio. Quindi, amici, cosa ne pensate? Adesso ve lo richiedo, pensate di tutto ciò? Perché la gente a casa non è stupida, non è più stupida. Allora, negli anni è cambiato l'idea. La gente a casa sa cosa vuol dire ascolti, sa cosa vuol dire la parola copione, sono molto più informati. Poi, tra l'altro, la TV è come una macchina verità, traspare la verità. Cioè, ti può essere intrattenimento, ma al momento che uno percepisce che c'è qualcosa che non va, che tutti hanno percepito, soprattutto in quest'anno, dove c'è gente di un certo spessore, con carriere di 50, 40, 30 anni, confronti a quelli che fanno di tutto per farsi inquadrare. Ma si capisce benissimo la differenza, no? Ah, sì, assolutamente. Sì, allora, sì. Il discorso della Cipriani, come Paolo aveva già anticipato forse quest'estate, quindi quasi a ridosso degli accordi presi, perché poi noi siamo di mestiere e le cose le sappiamo. Però una cosa che a me dà fastidio, allora, è giusto che dentro la casa del Grande Fratello si giocano delle dinamiche, perché è giusto, lo farei anch'io andassi lì. Certo che se io voglio fare un reality veritiero vado all'Isola dei Famosi, non vado lì, perché le dinamiche finte ci sono, però sono un pochino più estreme, perché c'è la fame, c'è il sole, ci sono i mostri. Però il Grande Fratello è nato come esperimento sociale, cioè quando l'hanno fatto loro il primo. Esatto, è un esperimento sociale, però è diverso, se parliamo di format educativo, non parliamo di Grande Fratello. No. Primo. Secondo, ci sono delle dinamiche e va benissimo, è giusto. Se dovessimo andare lì domani io e lui, sarei il primo io a dire a lui facciamo delle dinamiche, ma dinamiche che hanno un senso. Qui stanno recitando un copione. Sì, ma non è più un esperimento sociale, no, è ma tutta scusa, la recita che ha fatto Francesca. Scusa, ricordatevi che questo vendono intrattenimento. Sì, cioè, no, la gente non guarda il Grande Fratello, cioè, adorano dichiarare noi dobbiamo far passare un messaggio positivo quando li pare a loro, ma il messaggio positivo non c'è mai. No, Manuel può essere l'unico che questo povero ragazzo, questa disgrazia, che ha un atteggiamento verso la vita positiva, ha sempre una bella parola per tutti, è anche un modo, una visione sua per la sua età, che è avanti anni luce, proprio per questa sfortuna che ha avuto. Ma gli altri messaggi positivi io ma non no, ne vedo. Ma no, perché lì giochiamo tutti su... Tu Filippo, scusami, anche volevo farti una domanda. Hai fatto GF l'anno scorso, quindi non parliamo di 10, a parte il tuo che era, ok, il primo GF. Intrattenimento. Sì. Ma avevi dei copioni? Cioè a te ci sono stati dati dei allora, copioni o eri libero? Anche perché hanno sempre saputo, con me non funzionano i copioni. Dopo la prima puntata che io avevo fatto una mini flirtata con Diane, io e Diane, che è un'altra persona che ha della carriera alle spalle, capisce il meccanismo, loro cosa fanno? Ci presentano un montato, un
clip di io e lui con la musichina di When I'm With You is Paradise. Cioè, capendo che è il loro modo per dare un messaggio a noi che gli piacerebbe se ci fosse una dinamica tra di noi. Ecco, bravo, cioè, come li sgami e non ci stai al loro gioco. Cioè, quindi voi capite? Cioè, per io sì, perché faccio 20 anni di televisione. Lei anche, però cioè, nel senso che... E comunque non ti dicono cosa devono fare. A me mai, però io non parlo per gli altri. Però cioè, che ci siano delle dinamiche che è evidente chi vuole risultare, cioè, e loro se ti fanno vedere un clip che io guardo, tra l'altro, esempio, siamo in piscina, c'è una telecamera qui, cosa succede? Lei nuota in là e fanno inquadrato del suo sedere. Sì. Io 10 minuti dopo guardo nella telecamera, prendono quell'inquadratura, la montano a fianco e sembra che io sto guardando il suo culo. Sì, non è vero niente. Cioè... Tra l'altro volevo dire, proprio appoggiandomi a questo che lui ha appena detto, osserviamo un attimino al microscopio Francesca Cipriani, personaggio iconico, simpatico, okay. Simpaticissimo. Ma la gente che vede questa mimica facciale, questa comunicazione visiva talmente alta, talmente alterata, talmente colorata, che si rende conto che è una presa per il sedere. Che è una recita perché fatta al di là della dinamica, ecco, questa guarda, cosa qui, a me fa ridere, queste perché... cose qui sono, scusate, mi sembra un... fotoromanzo degli anni 80. Sì, sì. Oh, oddio. Come si chiama Hotel? Cioè, qualcosa Hotel? Come si chiama? Esatto. Sì, c'è grande roba nel grande hotel. Quindi la gente a casa, signori miei, questa roba qua la vede, questa mimica facciale. Ma... questa faccia qui. Una persona così sopra le righe ci sta, ma quando viene dosato in un modo un po' più furbo, quello che mi dà fastidio, che si spacciano persone che non sono. Esatto. Cioè, questo non mi piace per niente. E la gente non è stupida. No, ma per un'altra cosa, a me non piace, Filippo, e ve lo dico anche a voi signori conduttori, non mi piace nella maniera più assoluta che per fare share la Cipriani tocca dei temi, qua il body shaming, la violenza... tutto legato alla stronzata che uscirà dopo 10 minuti, perché sono temi che lei ha subito veramente, sì, attenzione, sì, ma se tu li metti sul piatto per poi servirmi dopo le faccine che fa, signori, mi sì, sembra un po' esagerato, e poi vogliamo ancora sciamponarli su una roba del genere. C'è anche da ricordare che tu sei lì 24 ore su 24 ed è un posto, è come stare qua dentro, sì, cioè sì, non sì, c'è un angolo dove c'è due colori tenui, non c'è un momento dove c'è silenzio. Non si riesce a recitare 24 ore su 24. No. Allora, quello che tu vedi, montato magari 3 giorni prima che ha avuto un crollo, parla delle mancanze di suo padre, sua madre, quello che è, poi la mettono ovviamente in puntata, che è quello che va in prima serata, che è a fianco a lei che fa queste facce, sì, è sbilanciato. Però io la conosco, è una bravissima persona, sì, però lei ha questo personaggio qua, ma a me dà più fastidio, e ti ripeto, queste persone VIP che poi non io ho mai sentito nominare, cioè alcuni, che spuntano fuori come funghi perché è l'ex fidanzato di, e poi ci provo, sì, con, sì, questa, sì, cioè, quest'anno poi parecchi personaggi che nessuno sapeva, allora, una cosa, ci stanno che arrivare altri, tra l'altro, la cosa che io ammiro, guarda, al di là di tutto, io ammiro comunque Soleil, personaggio che a me non è simpatico per niente, perché poi conosciamo tutti, io l'ho attaccata in tutti i versi. Abbiamo visto le litigate che hai fatto da Barbara Dusso, sì, ti ricordo. Sì, esatto. Cioè, Soleil, che però comunque sia, lei non usa degli agenti esterni, tra cui il body shaming, la violenza... Lei fa il suo gioco, come Alex Belli. Alex Belli in diretta lì. Lo fa lì. Sì, 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 cioè, sì. Alex Belli è un attore... che non ha mai smesso di recitare. Io lo conosco, vero, personalmente, ha sempre questa voce, però loro sono lineari con il loro personaggio, perché voi posso garantire, Belli fuori è simpatico, anche lui lo è, cioè Soleil a me non è simpatica, ma sicuramente fuori è anche una brava ragazza. Ma secondo te sta nascendo questa coppia? Cioè, a forza di recitare magari si stanno iniziando a piacere? No, da due bravi attori si sono messi i due più forti. Quindi se nasce qualcosa... Sì, bisogna vedere se regge questa cosa, perché certo, basta che quando uno costruisce un personaggio così attentamente, basta come si infrange, finisce. Cioè crolla tutto insieme, sì, no? Però... perché è stancante mantenere un'impostazione così, no? È vero, guarda la Ruta, l'anno scorso è stata amata dal pubblico, sì, per quasi tutto il programma ha fatto un errore che ha dimostrato che non era questa grandissima simpatia sempre, l'hanno fatto fuori immediatamente. Sì, certo, sì. Ma c'è un fattore che, come ripeto, come ho detto da prima, il Grande Fratello è una questione di dinamiche. Effettivamente Alex Belli e Soleil, se uscissero da questa realtà, irrealtà,
fuori potrebbero funzionare per quanto riguarda la monetizzazione dei loro agenti. Ecco. Due settimanali. Ecco, fanno due settimanali, prendono, prendono quei quattro soldi che non potrebbero mai prendere prima, lo sai. No, no, è che sono soldi in questo momento, non è che cadano dal cielo in questo momento, a parte qui che ci pagano un sacco. Quando uscivano loro, uscivano, facevano serate a 20.000 euro a sera, adesso invece ti prendono 20.000 schiavi. All'epoca sì, adesso. Certo, era lì il gioco, quindi loro cosa fanno? Io mi attacco alla zattera più forte, quindi Soleil o Soleil ha le dinamiche, come la principessa, la Selassie. Sì. Adesso mi ricordo quella labbra più gonfia, non mi ricordo Lulu. Lulu. Mai visto. A chi si va a agganciare? Al ragazzo ipoteticamente più forte. Ma tu dici così sgamata quella lì? Ma certo. A 20 anni? Ma certo. A me mi spaventano questi qua, che a 20 anni sono diventati sgamati. Già sgamati, sì, sì. Un articolo che parla di te, Alex. Ne abbiamo tra tanti. Lì. Esatto, sì. Accusa, Solenzo, l'hai parlato proprio prima. Ma lo sappiamo, ma perché lo sanno tutti queste cose. Ha utilizzato me. Mi ricordo quella volta. La cosa che mi fa più arrabbiare non è la dinamica, perché io e lui, e anche lui, sappiamo dei segreti che la deontologia professionale di un giornalista impone il segreto professionale. Cioè, se lui mi fa una confidenza, mi dice lo sto dicendo a un giornalista, come un prete, io non posso, esatto, come un avvocato, un magistrato. Però quando tu utilizzi me o per mezzo di me utilizzi altri colleghi e poi esci sul giornale autorevole come chi condotto dal direttore Alfonso Signorini e dici: ah, a me il gossip non mi interessa, i paparazzi sono ormai che delinquenti. No, sono, non funziona più. Ha preso così, il paparazzo sbagliato. Ma vivono per quello. Ha toccato il paparazzo sbagliato. Ha toccato quello sbagliato, quello che aspettava. Ma solo poi, aprire la poi bocca. Fino a prova contraria, finché non ci sono 10 programmi e puoi avere uno spazio, quando ai miei tempi, 20 anni fa, vivono per quello. Cioè, sono provocazioni dire: oh, Alex fuma, cioè, sono tutti stronzi paparazzi, perché essere chiamati in televisione per lui che viene chiamato, certo. Ma serve anche a lui. Certo. Serve a lui, anche sì, se sì, ha due mestieri, c'è un altro, c'è un mestiere, so lei che mestiere ha. Non ha mestiere. Cioè, non ce l'ha. Cioè, capito? Io sarò perché sono vecchio, ma influencer ancora per me non mi entra in testa come mestiere. Non entra nella testa no, come mestiere. No. Poi devono capire che mandare persone in TV che hanno milioni di followers, di gente come mio figlio, che lo seguono sul telefonino, non si traduce in ascolti televisivi, perché sono generazioni che non guardano la TV. Guardano mio figlio di 19 anni accende la TV per giocare alla PlayStation. Tu non puoi mettere uno con 10 milioni di followers in TV pensando che quei 10 milioni di followers accendano la televisione. Abbiamo pochissimi secondi, allora io voglio fare due domande giusto per concludere. Hai mai litigato tu col mio Paolone? Ma ho mai litigato? Sì, tu ti riferisci a quella cosa. Con chi? Con lui? Sempre litigiamo. Tra paparazzi sempre. Lavoriamo insieme e poi litigiamo. Sempre. Tra me e lui c'è un amore e odio, no? Nel senso, però sui servizi mai dopo. Sui servizi, mentre lavoriamo, anzi. Perché, no, c'è da dire una cosa. Lavoriamo anche bene insieme. I paparazzi, noi abbiamo lavorato sempre molto bene, anche perché mi ha invitato lui nella tua trasmissione. Scusami, ma perché sì, devo parlare? Sì, però c'è da dire una cosa, che i paparazzi sono sempre molto diffidenti. Pensano sempre di uno di fottersi con l'altro. E molte volte è successo qualcosa che pensavano, certo, capito? Sì. Però vabbè. Ma sotto invece amano. Filippo, dai, uno scoppettino ai nostri amici che amano il gossip. Sì, allora, non ti fai beccare dei paparazzi, non sappiamo niente. Io faccio la vita da italiano medio, lavoro in ufficio, ho dovuto prendere un permesso per venire qua. Cioè, ho litigato con te? No, fidanzato con me. Ah, sì. C'è la mia ex fidanzata. Fumare la mia ex fidanzata. Hai una fidanzata. Chiudere, era fidanzato. No, lui è mio ex fidanzato. Io. No, niente, sì. Amici. Scoop! Non ce lo dici, allora bisogna fargli le foto, dai. Amici telespettatori, grazie di essere stati qua con noi. Ringrazio gli ospiti, ovviamente Filippo Nardi, Alex Fiumara, il mio co-conduttore, il nostro paparazzo Paolone. Paoletto. E mi raccomando, amici, giovedì prossimo alle 20.30, seguiteci, siamo ancora qua con voi. Alle 20.30, 163 del Digitale Terrestre, GoTV, Go Gossip. Ciao! Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.